Abbiamo deciso di smascherare De Luca ogni volta che sentiamo che racconta balle. Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania, attacca il governatore Vincenzo De Luca e dice arriva con foglietti di promesse e annunci, noi invece parlavamo a cose già fatte. Con lui l'ex assessore Severino Nappi, responsabile del Dipartimento Lavoro Nazionale di Forza Italia, che ha evidenziato. Sì, racconta balle, risparmi che non ci sono, fondazioni che sarebbero accorpate in realtà per nominare qualcun altro e per aumentarne il numero. Soprattutto abbiamo documentato che l'amministrazione di De Luca a Salerno ha prodotto 22 partecipate e un amministratore ogni 1.000 persone. Stiamo già cominciando così, anche perché non c'è nessuna trasparenza, non sappiamo neanche quanto guadagnano i suoi collaboratori che esistono, li vediamo girare, li vediamo addirittura entrare in vicende giudiziarie, ma per la regione o almeno per il cittadino non ci sono. Insomma, a me viene una spontaneo ricordare una vecchia scena di un film. Io da un uomo così non comprerei un'auto usata. Caldoro, insomma, non ci sta. In questi giorni sembra aver vissuto una seconda giovinezza. Quando era lui il presidente della regione non era così particolarmente aggressivo nei confronti degli avversari. Il profilo sempre basso, adesso ha cambiato registro. Abbiamo scoperto delle bugie, delle balle, come si suol dire oggi. Abbiamo scoperto nelle carte che lui ha presentato tagli che noi abbiamo già fatto. Quindi noi abbiamo già ridotto di 6 le società rispetto alle 35 e quindi in questo caso si dice ha copiato e anche male, nel senso che non è riuscito a fare le cose che invece bisogna continuare a fare. Anzi, abbiamo scoperto tra le carte che non solo c'è un taglio, c'è un aumento. La volta che noi con la nostra delibera abbiamo ridotto gli enti a diritto allo studio a 1, lui ne riporta 2 e lo riporta all'ente a diritto allo studio di Salerno, ma insomma in questi casi raddoppia gli enti, taglia solo quelli che non costano e lascia solo quelli che costano, quindi non ci sarà nessun risparmio, anzi ci sarà un aggravio di spesa. Però solo per essere chiari, lui ha detto qualche giorno fa che mi denuncia, no? Perché vuole demettere, io accetto la sfida, se è necessario, oltre che parlare nelle istituzioni, non ho paura.